Dal Vangelo secondo Luca. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Simone, signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno. E ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Il centurione è un uomo di potere. Il centurione è un uomo che è abituato ad eseguire degli ordini e a impartire degli ordini nella sua vita. È come tante persone in realtà che nella propria vita sono abituati con il proprio lavoro, con le proprie relazioni, a dire oggi nella vita devo fare questo, questo e quell'altro e devo eseguire una serie di ordini. E lui lo dice bene. Io ho delle persone sotto di me, ho delle persone a cui so cosa devono fare nella loro vita e tutta la vita va avanti così e va tutto bene. Infatti lui non ha niente a cui spartire con il popolo giudaico, lui non condivide la loro fede, in realtà non dice che lui è un uomo di fede, anzi è proprio il contrario, lui è una persona che ha a che fare con il popolo giudaico semplicemente per il fatto di mantenere la pace, di mantenere l'ordine con il popolo giudaico. Infatti i giudei lo dicono bene, in realtà ci vuole bene, ci ha costruito la sinagoga, ci ha fatto tutta una serie di favori, ma non dicono che condivide la loro fede. Però quell'uomo, quel centurione, quell'uomo che è abituato a sapere tutto della vita, a sapere come funzionano le cose, lui passa dall'essere un uomo di potere all'essere l'uomo che si fida nel Dio dell'impossibile. E infatti lui impercepisce che nel momento in cui il suo servo sta male, c'è solamente una persona che può salvarlo, che è Gesù. Quel Gesù che lui non l'ha incontrato e nel Vangelo non lo incontrerà neanche, perché in realtà lui ne sente parlare da alcune persone a lui vicine. Quelle persone gli chiede di andare da lui, gli chiede che quel suo servo possa essere salvato, ma non chiede un incontro con lui, perché lui si percepisce solamente nella sua povertà, nel suo vuoto, nel suo buco, e lì dentro lui non percepisce che ci possa essere anche una possibilità di salvezza, o meglio, una possibilità di incontrare Gesù. Non si percepisce di essere degno di incontrare il Signore. Ed è interessante perché Gesù comunque incontra quell'uomo. Anche se quell'incontro non avviene fisicamente, la misericordia di Dio scavalca i nostri confini, scavalca le nostre idee che noi possiamo avere. Perché nel momento in cui quell'uomo si vede povero, non si vede degno della misericordia, dell'incontro con il Signore, ecco che Gesù entra. Ecco che Gesù entra e proprio lo dice in maniera molto bella. In Israele non ho mai trovato una fede così grande. In un uomo che non ha visto Gesù, non ha visto quello che ha fatto, ne ha solo sentito parlare e ha detto: Ecco, solo lui può salvare il mio servo. Ecco che così anche può essere la nostra fede, una fede che parte e ha origine semplicemente da qualcuno che ci ha avvicinato al Signore, perché la nostra fede inizia così, qualcuno che ci ha parlato di Gesù, qualcuno che ci ha parlato di Dio ci ha detto: Ecco, lì ho trovato la salvezza, lì ho trovato la vita. E lì dopo l'incontro con il Signore, l'incontro con la misericordia che scavalca ogni nostra barriera, ogni nostra povertà, ogni nostro modo di vederci poveri, vuoti, e lì dentro il Signore ci ridona la vita, ci ridona la misericordia e ci ridona la salvezza. Ed ecco che anche quella preghiera che ha chiesto quel centurione, quell'uomo che era completamente fuori dalla fede di Israele, ecco quella sua preghiera viene esaudita e il suo servo è salvato. Ecco, quel centurione che diventa esempio e modello per noi nel credere in quel Dio che rende possibile ogni nostra cosa che è impossibile.